caso, da uomo bisognoso di conferme, passa alla condizione di profondo credente. Mio Signore e mio Dio, dirà Cristo risorto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti nei libri del Vangelo. Questi sono stati scritti perché voi crediate in Gesù, è il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Tra poco diremo: io credo. Allora, in questo credere è il nostro vivere spiritualmente. Se non crediamo, o chi non crede, non vive. La fede è uguale vita. L'incredulità è uguale morte. Ecco perché Gesù, con tanto amore e pazienza, torna di nuovo ad apparire ai suoi discepoli che stavano insieme, e c'era questa volta anche l'incredulo Tommaso. Aveva detto: se io non tocco con le mie dita il buco delle sue mani, se non tocco le ferite del costato con la mia mano, io non credo. Allora,
Tommaso che non crede non può avere la vita, ma Gesù vuole che creda perché abbia la vita, non solo, ma perché proprio essi debbono annunziare al resto del mondo questo Vangelo perché tutti abbiano la vita. La parola del Vangelo è chiamata appunto parola di vita perché ti dà il dono della verità, una luce che entra nell'anima di cui noi nemmeno ci accorgiamo, come in questo stesso momento noi ci incrociamo con un pagano, un musulmano, un miscredente, noi portiamo la luce dentro, ma né noi né lui vedono la nostra luce, però c'è. Abbiamo detto nella preghiera introduttiva, nella colletta, che il battesimo ci ha purificati, il sangue di Cristo ci ha redenti e lo Spirito ci ha rigenerati. Il cammino passo passo dell'azione misericordiosa, domenica della misericordia, anno del giubileo della misericordia, di Gesù che è venuto proprio per liberarci dal peso, dal debito, dalla paura che il peccato comporta. Ci ha lavati col suo sangue. Noi ci siamo battezzati in questo battesimo, quell'acqua era il simbolo della grazia di Cristo che entrava in noi e quindi diventiamo partecipi della vita eterna, vita, 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 della vita eterna insieme a Gesù. Quando San Giovanni stava meditando proprio sulla parola di Dio, sente dietro le spalle una voce rimbombante e si gira per vedere chi era. Vide 7 candelabri accesi e in mezzo uno grande, splendido e maestoso, come figlio d'uomo, dice Giovanni, però la definizione non rende. Ha voluto dire comunque che aveva la potenza di Dio e la figura di uomo, che ha detto, ecco, io sono il vivente, colui che è passato per la morte, ma adesso è vivo. Scrivi quello che hai visto. Scrivi le cose che sai e le cose che dovranno accadere. E Giovanni scrive, ha scritto il Vangelo e ha scritto il libro dell'Apocalisse che spiega, racconta in profezia quello che accadrà alla fine del mondo, però accenna anche a un processo di preparazione alla fine del mondo. Le stelle cadranno dal cielo, i mari si rovesceranno sulla terra, l'acqua del mare sarà bollente e chiunque si trova, quindi da ogni parte, da qualunque parte del mondo, dovrà scontrarsi con questa vicenda finale del tempo. Saranno tutti giudicati dal vivente, figura di uomo ma Dio onnipotente. E allora Tommaso, metti la mano, metti le dita qui nei buchi, nelle ferite del mio corpo e vedi che non sono un fantasma, vedi che sono io. Allora accade quello che era logico che accadesse, perché Tommaso non si rifiutava per ostinazione cattiva, ma solo perché aveva bisogno di una prova estrema. Non voleva rischiare di dire io credo mentre ancora non ci arrivava a questa forza del credo. E allora in ginocchio, Dio mio, Signore mio e Dio mio, tu hai creduto perché hai visto. E io ti dico,
è più beato chi crede senza vedere. Perché? Perché il credere è vedere, ma vedere con gli occhi dell'anima, quest'anima che non sappiamo dov'è. Siamo noi, siamo noi. Avete provato, da bambino ci si prova a prendere l'aria, l'aria che respiriamo, l'aria che respirando ci fa vivere, non lo prendiamo. Proprio l'essenziale per cui si vive, l'aria che respiriamo, l'ossigeno che mettiamo nei polmoni, noi non lo possiamo prendere. La luce spirituale che fa risplendere l'anima nostra davanti agli angeli e davanti a Dio, noi non la vediamo, però ce l'abbiamo. Nello spirito abbiamo ricevuto questa luce splendente. Infatti, quando appare un angelo, un'anima beata, sempre sotto forma di luce, la luce, la luce. E dice, racconta padre Raffaele da Sant'Elia, che quando era periodo di Natale, e padre Pio aveva il bambino in mano che doveva portare poi giù e dar da baciare ai fedeli, come sempre nell'Epifania. Allora ha detto: ho visto padre Pio che camminava col bambino Gesù tra le mani, ma Gesù si muoveva, era vivo, e una luce immensa, abbagliante, si rifletteva sul volto di padre Pio, tanto che padre Pio non si è accorto, passando per il corridoio, che lì c'era in ginocchio, si è inginocchiato padre Raffaele. Quando raccontava questo fatto avevo i brividi. Ho visto la luce di Dio com'è, ma non si può descrivere. Del resto, anche quando si raccontano gli evangelisti l'apparizione del Tabor, no? Ognuno di loro cerca parole più essenziali, più appropriate, ma non le trova. San Marco dice: più bianco di un lenzuolo, nessun lavandaio lo potrebbe rendere così. E Matteo e Giovanni ancora di più. Questa è la presenza di Dio nel mondo, una luce immensa, però nascosta dentro di noi. Allora la forza della fede ti fa vedere e ti fa cadere in ginocchio, ti fa dire: Signore mio e Dio mio. Ora, perché Gesù ha detto alla Faustina: io voglio che la domenica prima, dopo Pasqua, sia la domenica e quindi tutta la settimana della misericordia, per ricordare al mondo quello che io ho pagato per ottenere la pace nei cuori e la salvezza delle anime. E allora Giovanni Paolo, il santo della Polonia come Faustina, ha proclamato per la Chiesa e per sempre questa giornata, questa settimana della misericordia. Quest'anno eccezionalmente Papa Francesco l'ha estesa tutto l'anno, il giubileo della misericordia, ma è un'insistenza che la Chiesa fa. Voi siete ragazzi intelligenti, proprio appena la Pasqua, perché quello è il sacrificio con cui Gesù ha pagato i peccati. Allora Dio ha usato misericordia, certo, e allora proclamiamola questa misericordia, ricordiamolo ai peccatori incalliti e ostinati, i quali pensano come Giuda: ma ormai io ho offeso Dio, da tanto tempo l'ho bestemmiato, non sono mai andato a messa, ho rubato, ho rischiato di ammazzare qualcuno, che ci può fare con me il Padre Eterno? Io sono solo un pezzo adatto all'ingranaggio dell'inferno. E invece no, Gesù non vuole perdere queste anime. Allora la sua misericordia passa per la parola che voi ascoltate, per il pane che ricevete, per l'assoluzione che vi viene data. Queste sono le vie della misericordia del Signore. Crediamoci. San Giovanni dice: lasciatevi riconciliare con Dio. Adesso
abbiamo il nostro avvocato, aggiunge San Paolo, quindi è Cristo il nostro avvocato presso Dio. Giovanni, quando dice ho visto figura di un uomo, la maestà di Dio, in mezzo a sette candelabri che simboleggiano tutte le chiese del mondo, ogni comunità cristiana, quindi anche noi che stiamo qua questa mattina nella Domenica della Misericordia, alziamo sursum corda, dice la Chiesa, in alto i nostri cuori. Non è una parola detta per caso, è perché noi ci sentiamo appassiti, come un albero appassito che fa? Ripiega tutto in giù, foglie, rami, sta per morire, va verso la terra. Momento, moriremo, ma non per rimanere sotto la terra. Quello stesso corpo che va sotto la terra sarà ripreso, sarà restituito alla vita, sarà trasfigurato. Saremo, dicono i santi, San Giovanni, San Paolo, saremo come Gesù, corpi gloriosi, trasparenti, meravigliosi come gli angeli. Ma ringraziamolo veramente, il Signore. Dai, che sforzo fate a dire Gesù quanto sei stato grande, quanto sei grande, quanto sei stato buono, quanto sei buono anche con me. Ti ringrazio, Dio di misericordia. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Misericordia. Felicità ripone l'uomo avaro nell'oro che gli cerca d'ammucchiare. Così dall'uno all'altro corre, in apparenza schiavo ma padrone, e quello che promette mai darà. Felicità non sgorga dal capriccio di strana dea che ha la benda agli occhi. Nulla cercar vicino né lontano, è dentro l'uomo, come il noto bruco che attende d'esser libera farfalla. Ugual diritto ha il povero ed il ricco, ed il bambino e l'uomo già canuto, a ciò che rende bella l'esistenza. E dal momento stesso in cui si mosse l'onnipotente mano a dar la vita, volò un rosario lungo di stagioni dal giorno dell'infausta prima colpa che immerse l'ala in tragico destino. Ma il bruco sogna sempre il sommo cielo e sa che l'ala è pronta a rispuntare. O sventurato figlio dell'Adamo, il Salvatore venne sulla terra e vita rese a te con la sua morte. A lui, fratello, renditi per grazia. Nel suo perdono avrai felicità.